Ciao a tutti, una domanda che mi fanno spessissimo è quella: ma voglio comprare i fiorettini nuovi, quante libbre ne devo acquistare? Quanta potenza devo avere il mio arco? Allora, intanto partiamo subito con un assioma assolutamente fisso, e cioè: se siete neofiti, libbre poche. Libre poche vuol dire assolutamente qualsiasi forza voi abbiate, qualsiasi attività fisica fate, anche se siete veramente fortissimi, non dovete superare le 30 libbre, finché non avete acquisito una tecnica corretta. Quindi, attenzione, se siete veramente, avete un fisico straordinario, non dovete superare le 30 libbre. Questo vuol dire che se avete un fisico esile, dovete avere libbre veramente molto basse. Molto basse vuol dire che quando cominciate, al vostro lungo le libbre effettive che dovete avere dovranno essere 24, 25, 26 al massimo. 30 se siete veramente, avete, e parliamo di libbre effettive, libbre effettive vuol dire quelle che avete una volta raggiunto l'ancoraggio, quindi pesate con un dinamometro. Questo vuol dire, fate in fretta a fare i conti, no? Se il vostro allungo è di 29 pollici o di 30 pollici, non fate altro che aggiungere 2 libbre per pollice da quanto c'è scritto sui flettenti. Occhio però, attenzione, nei flettenti Win-Win e in alcune marche coreane, in alcune marche orientali, la misurazione dei flettenti non viene fatta a 28 pollici di allungo, ma viene fatta a 26 pollici un quarto. Quindi attenzione anche a fare questi conti, 2 libbre per pollice. Procuratevi un dinamometro, procuratevi anche quei dinamometri che vengono usati per pesare i bagagli per viaggiare in aereo, costano 5-6 euro, non sono precisissimi, ma comunque vi danno un'idea delle libbre che dovete avere al vostro lungo. Quante libbre alla fine? Quante libbre? Vabbè, abbiamo detto che il neofita deve acquisire la tecnica e quindi deve avere poche libbre. Ma dopo 6 mesi, se è attirato, se si è allenato, dopo un anno veramente e vuole fare le sue prime gare, ha veramente bisogno di avere dei flettenti un pochino più performanti e magari con qualche libra in più per arrivare dove deve arrivare. Se deve fare il 3D deve arrivare a 30 metri, se deve fare l'altere field deve arrivare a 50 metri, così come il 50 metri ground. Quindi di conseguenza deve avere un libraggio adeguato alla sua forma di tiro. Allora, qual è il libraggio consigliato, che io mi sento di consigliare? Io mi sento di consigliare sempre un libraggio giusto, un libraggio mai troppo elevato, ma neanche il libraggio che voi siete in grado di gestire. Se ne sentono di formule magiche di tutti i generi, addirittura ho sentito: dovete utilizzare archi per il 75% della forza massimale o per il 50% della forza massimale. Io dico che dovete usare né troppo poche né troppe, ma il libraggio giusto per poter fare quello che intendete fare. Io devo arrivare a 50 metri, devo avere le libre per arrivare a 50 metri. Se faccio troppa fatica, abbasserò, piuttosto troverò un ancoraggio leggermente più basso, non molto più alto, ma leggermente più basso, che mi consente di arrivare comunque a 50 metri. Le libre devono essere giuste, ma i materiali sono veramente molto performanti, le frecce sono super leggere e precise, quindi non devo avere libraggi esagerati, che sì, magari posso anche gestire, ma ricordate che la potenza è nulla senza controllo. Io le devo gestire sì, ma con grande controllo. Quindi cosa vuol dire avere controllo nella gestione delle libre? Vuol dire avere una buona forma di tiro, un buon innesco dei muscoli dorsali, un buon equilibrio dinamico, un buon allineamento e soprattutto una buona gestione della mira. Una buona gestione della mira vuol dire che io in ancoraggio sto senza
senza tremare, utilizzando i muscoli giusti. Se io sono in questa posizione e vado in ancoraggio, ho le libbre giuste per utilizzare i muscoli adeguati e tiro la mia freccia in modo giusto e sono perfettamente dritto, non mi sono mosso, non ho dovuto fare mosse strane. Quindi ricordatevi, non è la potenza riflettente, deve essere adeguata alla nostra forma di tiro, a quello che noi vogliamo fare, ma non troppo poche, ma assolutamente non troppe. E non vale la regola sto 30 secondi in mira, sto 30 secondi in ancoraggio, sto 30 secondi in ancoraggio e va tutto bene. No, assolutamente no. Fatevi aiutare dal vostro istruttore, e il vostro istruttore dovrà valutare che una volta in ancoraggio riuscite a mantenere un adeguato equilibrio dinamico che vi permetterà una gestione della mira e una gestione della vostra forma di tiro ottimale, senza muovermi e facendo un'azione corretta, utilizzando tutte le catene cinetiche adeguate per ottenere una buona azione. Estensione della spalla, ancoraggio, gestione della mira e tiro. Ok? Quindi occhio alle libbre, mai troppe libbre.